Ciao a tutti e bentornati a Topos in Fabula. Mi rendo conto che ho sempre dato per scontato che tutti voi conosciate il meraviglioso film da cui è tratta la nostra sigla finale, cioè Always Look on the Bright Side of Life, ma uno di voi non lo sapeva e allora ho pensato di fare una puntata su quel capolavoro che è Brian di Nazareth. Ma prima, come sempre, sigla! Allora, Brian di Nazareth, Life of Brian in originale, è una commedia satirica britannica del 1979 prodotta e realizzata dai Monty Python, il leggendario gruppo comico che ha poi influenzato la comicità internazionale per i decenni successivi. I componenti erano John Cleese, Graham Chapman, Eric Idle, Terry Gilliam, Terry Jones e Michael Palin. Il film, considerato come il loro capolavoro, è una parodia dei temi religiosi e delle convenzioni sociali del tempo di Gesù, con una critica sottile ma pungente verso i dogmi religiosi, il fanatismo, l'interpretazione letterale delle scritture e le dinamiche politiche e sociali. La storia segue Brian Cohen, un cognome che più ebreo non si può, un uomo nato lo stesso giorno e nello stesso luogo di Gesù, ma senza alcuna connotazione divina. Brian cresce nella Giudea occupata dai Romani, in un contesto storico di ribellioni e fervore religioso. Fin da giovane cerca di trovare il suo posto nel mondo, finendo coinvolto in situazioni assurde e paradossali. Tra le sue avventure principali, Brian si unisce al Fronte Popolare della Giudea, un gruppo ribelle che vuole combattere l'occupazione romana, ma le dinamiche interne del gruppo sono ridicole, con più discussioni teoriche che azioni concrete. Dopo una serie di eventi, Brian viene scambiato per il Messia da una folla di seguaci che fraintende i suoi gesti e le sue parole. Nonostante lui cerchi disperatamente di spiegare che non è il Messia, i seguaci continuano a venerarlo ciecamente. Il film culmina con la cattura e la crocifissione di Brian da parte dei romani. Invece di un finale drammatico, il film si conclude con una scena iconica in cui le persone crocifisse cantano in coro, per l'appunto, la nostra sigla finale, Always Look on the Bright Side of Life, una canzone che invita a vedere il lato positivo anche nelle peggiori situazioni. Brian di Nazareth è noto soprattutto per la sua critica pungente e satirica delle religioni organizzate, ma non prende mai di mira direttamente Gesù o i suoi insegnamenti. Gesù appare brevemente nel film in scene come il sermone della montagna, ma non è mai oggetto di scherno. La satira si concentra piuttosto sui seguaci religiosi, i dogmi, la tendenza a travisare e seguire ciecamente figure considerate messianiche. Brian è solo un uomo ordinario, ma viene elevato a messia dalla folla senza alcun motivo apparente, evidenziando l'assurdità del fanatismo e della fede cieca. Ma il film non è solo una satira religiosa, è anche una critica alla politica e alle lotte di potere. Il Fronte Popolare della Giudea, ad esempio, è una parodia dei movimenti politici rivoluzionari frammentati e divisi in fazioni, capaci di unirsi per un unico obiettivo comune, presenti soprattutto nell'Inghilterra degli anni 70. Questi gruppi trascorrono più tempo a litigare tra loro e a dibattere su questioni ideologiche che a combattere realmente l'oppressore romano. Chiara critica alla frammentazione dei movimenti politici e alla loro inefficacia. Una delle idee centrali di Brian è la facilità con cui le persone elevano figure ordinarie al rango di leader o profeti. Brian, un uomo del tutto normale, dicevamo, viene idolatrato per errore e frainteso in ogni cosa che dice. Questa satira del martirio e della venerazione cieca delle figure religiose è una delle critiche più taglienti del film. Le persone cercano disperatamente un leader, un salvatore a cui aggrapparsi, anche quando non esiste alcun motivo logico per farlo. E la comicità dei Python è famosa per il suo uso dell'assurdo. Molte delle situazioni in cui Brian si trova sono ridicole, paradossali e riflettono l'insensatezza delle dinamiche sociali e politiche. Il film ridicolizza la tendenza umana a seguire convenzioni e credenze irrazionali, spesso senza alcuna riflessione critica, la contraddizione tra il desiderio di essere indipendenti e la tendenza del gruppo a conformarsi. È una parodia tagliente della psicologia delle masse e del conformismo. Al momento della sua uscita, il film fu critico
criticato aspramente da alcune comunità religiose che lo accusarono di blasfemia. Tuttavia, i Patton hanno sempre affermato che il film non intendeva ridicolizzare la fede o Gesù, ma piuttosto criticare l'uso sbagliato della religione e il fanatismo. Col tempo il film è stato rivalutato ed è oggi considerato giustamente una delle più grandi satire mai realizzate. Il finale del film, in cui Brian Crocifisso assiste al coro di Always Look on the Bright Side of Life, è una delle conclusioni più ironiche e iconiche della storia del cinema. Di fronte a una situazione tragica e senza speranza, il film suggerisce di affrontare la vita e la morte con ironia e ottimismo, un invito a non prendersi troppo sul serio anche nei momenti più difficili. Brian di Nazareth è un capolavoro, una satira irriverente e intelligente che affronta temi profondi con un approccio leggero e comico. Tra l'altro, al suo interno ci sono alcune delle scene comiche migliori mai realizzate nella storia del cinema. Ve ne ho fatte ascoltare due, ovviamente vi invito a guardarlo, altrimenti vi perdete metà del divertimento. Vi invito inoltre, nel caso conosciate l'inglese, a guardarlo in lingua originale, perché purtroppo i Patton hanno sempre risentito molto del doppiaggio, specialmente in italiano, con scelte discutibili su accenti e parlate. E con questo si conclude anche questa puntata di Topos in Fabula. A me non resta che ringraziarvi come sempre per l'ascolto e darvi appuntamento alla prossima settimana con una nuova puntata.